Salve, ben ritornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare queste graziose bamboline. Sono semplici da realizzare, sono molto carine da regalare ad una festa e possono essere utilizzate anche come palline per l'albero di Natale. Sono molto versatili e sono veramente uniche ed eccezionali. Andiamo a vedere come si realizzano. Per realizzare la nostra bambolina abbiamo bisogno di due dischetti della dimensione che desiderate realizzare la vostra bambola, diciamo la base. Andate a tagliare questi due dischetti, tagliate anche la parte centrale in modo da sovrapporli in questo modo e inserite il vostro tulle, oppure potete inserire questo nastro lucido e fate il vostro passaggio in questo modo. Passate nel cuore centrale il vostro nastro fino a riempire tutta la base. Lo passate, lo sistemate per bene e riempite tutto il cerchio. Una volta che avete riempito in questo modo il vostro cerchio, andate nel laterale e dovete tagliare in mezzo ai due cerchi. Li aprite leggermente, cercate la parte per entrare e poi andate a tagliare proprio al centro, inserendo le forbici tra i due cerchi. Andate a tagliare bene tutto, fate attenzione a non far sfilare le parti. Fatto questo, prendiamo un po' di nastrino, lo inseriamo tra i due dischetti e dobbiamo stringere bene in modo da sigillare bene la parte centrale del pompon. Facciamo un bel nodo stretto e possiamo ora sfilare l'altro lato. Questo è il nostro pompon che farà da base della nostra bambolina. Per realizzare la testa della nostra bambola possiamo utilizzare un paio di colland. Andiamo a tagliare una parte e andiamo ad arrotondarla in modo da far inserire la pallina all'interno. In questo modo andiamo a tagliare a cerchio, magari facciamo prima un po' la forma, così ci sarà più facile vedere dove dobbiamo tagliare. E andiamo ad arrotondare le punte. Andiamo ad utilizzare delle palline, o queste da ping pong oppure quelle in polistirolo, che siano della misura che preferite. Per realizzare il nasino andate ad applicare queste mezze perle al centro della pallina. Queste sono già adesive, oppure se non è adesiva potete aggiungere un po' di colla. Potete utilizzare anche gli spilli con la pallina. Con ago e filo oppure direttamente con la colla a caldo andiamo a fissare bene la calza sulla pallina. Se utilizzate il filo andate a farlo doppio in modo che sia più resistente. Passate a mo' di filza il vostro filo in modo da poter poi stringere la base della pallina. Andate solo al limite della calza e
passate per tutto il lato fino a raggiungere l'altro lato, in modo che stringendolo riusciremo ad intrappolare la pallina all'interno. Completate tutto il giro, fate dei piccolini passaggi . Arrivate alla fine, inserite bene la pallina tirando e stringete bene il tutto fino a chiudere completamente in questo modo. Inserite poi la calza al centro del nasino e andate a tirare fino a chiudere tutto. Fatto questo, passate un po' il filo in modo da bloccare tutto. Stringete bene e fermate. Con un pennarello andiamo a disegnare gli occhi. Facciamo la base in nero. Con un pennarello più sottile nero andiamo a disegnare le ciglia. Possiamo farle lunghe in questo modo, ai due lati, e possiamo disegnare anche la bocca, magari la facciamo laterale. E andiamo a disegnare anche le sopracciglia. Versiamo un po' di smalto su una superficie, che può essere un foglio di carta, in questo modo, e con l'attrezzo per le unghie andiamo a disegnare i pallini che ha sugli occhi, i punti luci. Andiamo a farne uno qui e un altro più sotto. Stessa cosa andiamo a fare sull'altro occhio. E andiamo a disegnare anche delle guance. Le facciamo un pochino più grandi. E possiamo fare anche due puntini dietro le guanciotte. In questo modo. Un'altra bambolina la possiamo fare con gli occhi chiusi. Andiamo a fare due virgolette in questo modo. E andiamo a disegnare le ciglia.
andiamo con un pennarello rosa a disegnare anche la bocca. Prendiamo il nostro pennarello rosa e andiamo a fare una piccola bocca. E possiamo fargli le guanciotte rosa con un po' di fard. Con un pennellino andiamo a realizzare il fard sulle guanciotte. Per realizzare i capelli andiamo ad avvolgere il nostro filato intorno ad un cartoncino. Andiamo a fare parecchi giri e leghiamo le due parti, leghiamo questa parte centrale e la parte centrale di sotto. Andiamo a fare due tagli, uno da questo lato e l'altro da questo lato. Ricaviamo così due pezzi in questo modo. Abbiamo fatto il nodino al centro, il nodino al centro anche a quest'altra parte, e andiamo a posizionare la nostra bambolina in questo modo. Mettiamo una parte che va verso l'alto e una parte verso il basso. Fatto questo, andiamo ad alzare le due parti esterne e andiamo a fare la nostra pettinatura. Decidiamo un po' come vogliamo sistemare i nostri capelli. Possiamo fare uno chignon laterale oppure due chignon, decidete un po' voi come volete realizzare la vostra pettinatura. Potete fare anche delle belle trecce da avvolgere lateralmente, date spazio alla vostra fantasia e realizzate la vostra pettinatura. Potete andare a fare anche una frangia davanti posizionando i capelli in questo modo e poi andate a tagliare l'eccesso e andate poi a passare all'altro lato in modo da riempire la parte in alto della testa. Questa potrebbe essere una pettinatura oppure andate a fare due chignon, due codini, quello che più vi piace. Dopo aver fermato i capelli con la colla a caldo, andate a tagliare la frangia in modo da far venire fuori gli occhietti. Prima di applicare la testa sul pompon, andate ad applicare magari un nastrino oppure delle foglioline, oppure potete utilizzare un merlettino per realizzare il colletto e andate poi a posizionare la testa della vostra bambolina sul fiocchetto, sulla fogliolina, su ciò che avete realizzato per il colletto. Con un po' di nastrino andate a decorare i capelli, potete incrociare il nastrino dalla parte davanti oppure potete fare delle piccole rose oppure potete decorare a mo' di cerchietto in questo modo. Decidete un po' voi come volete realizzare la vostra acconciatura. Con un po' di gomma eva andate a realizzare, magari glitterata, andate a realizzare un cappellino e lo andate ad applicare lateralmente alla vostra bambolina. Darà quel tocco in più d'eleganza. Per realizzare i piedini possiamo utilizzare questi fiorellini, andiamo ad incollare sotto alla base e abbiamo realizzato i piedini alla nostra bambola, oppure possiamo utilizzare del cordoncino o del nastrino e realizzare così i piedini alla bambola. Con questo sistema ne possiamo realizzare davvero tante, una più carina dell'altra, magari realizzando degli occhi un po' diversi oppure applicando delle decorazioni diverse, la vostra bambolina assumerà un altro aspetto e saranno una diversa dall'altra, saranno uniche, molto carine ed eleganti da regalare oppure da utilizzare come bomboniere per le vostre feste.
Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi lascio con le mie piccole creazioni. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, condividetelo con i vostri amici, fateli iscrivere al canale e scrivetevi anche voi se non l'avete ancora fatto. Ciao, alla prossima, tanti baci e tanti abbracci.